temeva per la propria vita e si è autodenunciato, permettendo di sgominare un'organizzazione criminale dedita allo spaccio internazionale di stupefacenti tra l'Italia e l'Olanda. E quanto è emerso nel corso della conferenza stampa della DDA tenuta questa mattina in questura a Trieste, in cui sono stati svelati i dettagli dell'operazione Eden Joy, che ha portato a scoprire il flusso di circa 800 kg tra cocaina e eroina per un controvalore di 8 milioni di euro. Ad agire un sodalizio criminale composto da cittadini albanesi, con il coinvolgimento di alcuni cittadini italiani in grado di far arrivare elevati quantitativi di stupefacenti in Umbria, in Italia e all'estero. L'inchiesta è cominciata 2 anni fa e ha sfociato oggi nella emissione di 26 custodie cautelari da parte del GIP di Trieste, 13 delle quali in carcere e altrettante agli arresti domiciliari. 2 dei vertici sono stati arrestati in Olanda.